oggi è la prima forse di quelle tappe difficilissime. Io comunque non nascondo che oggi ho corso anche per cercare di vincere la tappa, però come avrete potuto vedere in TV, scattano, poi ci ricompattiamo e tutto non c'è quella bella corsa regolare che piacerebbe a me. Quindi queste situazioni ti logorano molto fisicamente, anche mentalmente. Purtroppo a Tapuma, il gruppettino che comunque ci ho staccato in finale, io purtroppo non ce l'ho fatta a reggerli, e a quel punto lì ho alzato bandiera bianca, ho cercato di difendere a questo punto la maglia e basta, adesso penseremo ai prossimi giorni. Ti senti di avere la condizione per poterla portare fino a Torino? Come stai? Ma io sto bene, sto andando anche molto forte, però c'è un livello talmente alto che come sono in condizione io lo sono anche gli altri, e quindi è una lotta lunga ed bisogna avere una gran costanza, una gran pazienza, e soprattutto quando sei a tutta devi pensare che probabilmente gli altri forse lo sono, o ti auguri che lo siano di più.